Ciao a tutti amici di Nexus Lab, sono Alessandro e oggi vi presento la nostra videoprova dell'LG Optimus L7, il cellulare diciamo di fascia alta di questa categoria interna di LG, la categoria L, ovvero questi smartphone dal design piuttosto classico, spigoloso, è abbastanza elegante. L'L7 è quello dopo l'L3 e l'L5 ad avere l'hardware più completo. Apriamo la piccola scatola, troviamo l'L7 nella parte superiore di questa. All'interno troviamo un chip per l'NFC per entrare direttamente in car mod, come potete vedere è già impostato in questo modo, la classica manualistica, il caricabatterie che condivide il cavo USB micro USB e l'auricolare standard senza cuffie in-ear, dalla qualità abbastanza buona. Abbiamo sentito di meglio, sinceramente, piuttosto plasticoso come auricolare, di qualità non eccezionale. Come potete vedere anche il design lascia un po' a desiderare. Andiamo a scoprire il device, ve lo vado a descrivere nelle forme. Come potete vedere ci è arrivata la versione bianca, a me esteticamente piace molto, molto semplice il design, minimale, con pochi elementi. Abbiamo questa cover bianca, il tasto di sistema nella parte inferiore del display, la fotocamera anteriore e posteriore da 5 megapixel con flash LED. In più abbiamo l'altoparlante di sistema sempre nella parte posteriore della cover, questa interamente rimovibile, come potete vedere. E nella parte sottostante troviamo l'alloggiamento per la SIM card normale e la micro SD necessaria se si vuole utilizzare più dei 2,5 GB a disposizione del telefono. Andiamo a chiudere un attimo. Nella parte superiore troviamo il tasto di accensione, sblocco, blocco del telefono, il jack da 3,5 per le cuffie o l'auricolare. Nella parte inferiore il microfono e il connettore per la micro USB. Non c'è il sensore di luminosità, cosa che abbiamo segnalato anche nella recensione scritta. Purtroppo questo non ci permette di avere un'impostazione automatica e quindi dovremo andare ogni volta ad impostarlo manualmente, la luminosità del display. Come dimensioni? Allora, peso più o meno 100-122 grammi, piuttosto leggero, le plastiche sono sottili, con un leggero rilievo, fatte piuttosto bene, non presentano scricchiolii, ottimamente costruito questo L7. Dimensioni 125x67x8,7 mm di spessore, anche abbastanza sottile. Sinceramente a vedersi sembra un cellulare di fascia molto più alta. Andandolo a sbloccare andiamo a scoprire questo grande display da 4,3 pollici, molto molto luminoso. L'abbiamo confrontato anche con device di fascia più alta e il display è risultato tra i più luminosi che abbiamo mai provato. Purtroppo la risoluzione non supera gli 800x480 pixel. Display TFT. CPU, siamo sul single core da 1 GHz con 512 MB di RAM. Proprio questa RAM purtroppo frena un po' le prestazioni, secondo me. Infatti in alcuni passaggi nell'interfaccia proprietaria di LG possiamo registrare alcuni piccoli micro lag che danno piuttosto fastidio anche nella navigazione web, che andiamo magari a vedere anche subito. Andiamo sul browser, vi faccio vedere che l'interfaccia anche del drawer è
leggermente modificata. Andiamo sul browser web, adesso siamo sotto rete wifi direttamente su Nexus Lab. Come potete vedere, già nella parte mobile di Nexus Lab abbiamo come la pesantezza dello scroll, ovvero non è fluidissimo, non è immediato, è un po' lento e non risponde benissimo. Questo succede anche col pinch to zoom. Proviamo a passare nella modalità desktop. Eccoci, aspettiamo il caricamento della... Come potete vedere, nel fare più operazioni purtroppo il device a volte rallenta. Aspettiamo il caricamento completo. Ci siamo quasi. Proviamo già a smuovere un po' la pagina. Come potete vedere, purtroppo non è ancora reattivo dopo parecchi secondi dall'apertura della pagina web. Questo è un difetto che secondo me, ripeto, è dovuto più alla RAM che al processore. Adesso che la pagina è stata quasi completamente caricata, il pinch to zoom risponde, però sempre con un po' di lentezza. Se andiamo ad aprire un'altra pagina, per esempio andiamo in questo ultimo nostro articolo, ok, purtroppo questo è uno dei difetti più grandi, la lentezza della navigazione. Ok, come potete vedere adesso la pagina è caricata e lo scroll funziona abbastanza bene. Tenendo premuto il tasto centrale andiamo nella visualizzazione delle applicazioni aperte. È possibile chiuderle in questo modo. Se ve ne siete accorti, questo telefono ha a disposizione, udite udite, Android Ice Cream Sandwich nella versione 4.0.3. pur essendo un dispositivo con un hardware abbastanza limitato, i tecnici di LG sono riusciti a portare l'intero sistema in questo smartphone, e anche con un discreto risultato. Andiamo a vedere la parte multimediale. Fotocamera da 5 megapixel con flash LED con autofocus, che si comporta fotocamera in maniera discreta. Le foto con sufficiente luce vengono abbastanza bene, un po' lento l'autofocus, ma funziona tutto abbastanza velocemente. Il bilanciere del volume, come avete visto, funziona anche da pulsante di scatto, funziona molto comodo, che ci permette di scattare le foto senza dover andare a schiacciare il tasto touch. Videocamera che purtroppo registra video in bassa risoluzione, non arriviamo neanche al 720p ma a 640x480 per 30 fps al secondo. Video piuttosto scarsi che non... che è meglio evitare sinceramente su questo telefono. Troviamo all'interno anche diverse applicazioni preinstallate da LG, allora soprattutto LG Tag Plus. Questa applicazione praticamente permette di associare un chip NFC a una determinata azione. Per esempio, se vogliamo associare il chip in dotazione alla modalità ufficio, modalità notte, o aggiungere altre modalità, ci basterà impostarlo tramite questa applicazione molto comoda. In più abbiamo il gestore dell'andamento finanziario
mondiale, ma quello possiamo trovarlo benissimo sul Google Play Store. Abbiamo lo Smart Share, che è praticamente possibile condividere i contenuti del cellulare come forse fosse un server multimediale nella nostra rete privata. Funziona molto bene, non ci ho creato problemi. Smart Word, dove possiamo trovare altre applicazioni, altri servizi. Adesso dobbiamo aggiornarlo, evitiamo questa cosa. Altre applicazioni, altri servizi dati in esclusiva o in parte ai clienti LG. Per quanto riguarda l'interfaccia, l'interfaccia non presenta grandi rivoluzioni. Abbiamo solo qualche animazione in più, per esempio molto carina quella del cestino delle icone nella home screen. Se noi andiamo su rimuovi, ci sarà questa bella animazione di questa finestra mobile che ci andrà a eliminare il nostro la nostra icona. Possibile anche fare il pinch to zoom per vedere l'intero elenco delle home, editarlo e cambiargli anche l'ordine. Possiamo anche inserire la indicargli qual è la nostra schermata home predefinita. Per quanto invece riguarda l'autonomia del terminale, devo dire che questo smartphone si comporta in maniera eccellente. Quasi 2 giorni senza mai spegnerlo, tranne qualche ora di notte, 6-7 ore spento, con una batteria da 1700 mAh che fa ottimamente il suo lavoro. Non abbiamo incontrato problemi, veramente da questo punto di vista LG, grazie anche magari all'hardware un po' datato ma che consuma poco, è ben ottimizzato, riusciamo a fare quasi due giorni senza problemi. Come potete vedere abbiamo anche la ricerca rapida dei contatti all'interno della rubrica. Anche il dialer non è stato granché modificato, abbiamo qualche animazione, ma quello che più ci interessa è appunto la ricerca rapida, sempre comoda da questo punto di vista. Andiamo nei messaggi, vi faccio vedere un attimo la tastiera praticamente identica a quella standard di Ice Cream Sandwich. Proviamo a scrivere un testo velocemente. Come potete vedere il cellulare ci segue nella digitazione, anche se a volte ritarda nel mostrare la lettera scelta a schermo. Noi possiamo andare avanti a scrivere senza problemi, il telefono comunque prende l'input, il touch è ottimo, quindi non abbiamo problemi di sorta. Nella versione orizzontale della tastiera, anche qui praticamente identica alla versione standard di Ice Cream Sandwich, non abbiamo tante soluzioni aggiuntive. Per quanto riguarda invece la parte multimediale, andiamo a vedere la nostra cartella di test. Andiamo su Shakira, lettore musicale. Riproviamo un attimo. Vi ripeto, noi usiamo Dropbox, così i dati ce li abbiamo direttamente in cloud e non dobbiamo scaricarli in locale sul dispositivo. Questo sistema comunque ci richiede un po' di tempo, più che altro per connetterci e scaricare il contenuto dalla rete. Audio molto pulito, purtroppo un po' basso, però gli alti sono riprodotti in maniera ottimale, mentre i bassi non sono praticamente percepiti.
andiamo ad aprire un MP4, andiamo col nostro classico MP4 a 720p, un po' più pesante rispetto all'MP3, quindi ci vorrà qualche secondo in più. Ricezione del telefono buona, non abbiamo avuto problemi né in 3G né in 2G. La nostra corsa allo spazio negli anni 60 fu in risposta a un evento. Come potete vedere, gli MP4 vengono riprodotti benissimo anche a 720p. Proviamo con voi l'AVI, non ho avuto ancora modo di provarlo, vediamo se vengono riprodotti. Anche questo AVI, non in full HD e neanche 720p, viene comunque riprodotto bene. Cosa dire quindi di questo smartphone? Uno smartphone che io trovo esteticamente molto bello, curato. Mi piace tantissimo questa cover posteriore bianca con questa griglia in rilievo, ottimo, confortevole da tenere in mano. Il display da 4,3 pollici è molto bello, purtroppo, come detto, vi faccio anche vedere nel mentre che ci sono, non abbiamo il sensore di luminosità, piccolo difetto che comunque non preclude la qualità dello schermo. Cellulare che dura molto la batteria, purtroppo il browser web è afflitto da alcuni problemi gravi di lentezza dovuti più alla RAM che al processore, sperando che LG rilasci in fretta un aggiornamento firmware per risolvere questi problemi di impuntamenti e di lentezza. Direi che è tutto, direi di promuovere questo L7 comunque con un prezzo aggressivo, 250 euro al lancio più o meno, ma presto lo troveremo sotto i 200 euro. Aspettiamo l'uscita anche dell'L5 in tutti i negozi in Italia. Presto questi telefoni, tra un mesetto secondo me l'L7 sarà sotto i 200 euro e l'L5 tranquillamente sotto i 150 euro. Un saluto da Alessandro per Nexus Live.